Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Che bella lezione, cari fratelli. Un tema di attualità incredibile. Un uomo va da Gesù e gli dice: Dì a mio fratello che divida la parte di eredità. Pensate che ai tempi di Gesù c'erano delle norme addirittura religiose che definivano molto bene a chi toccava la parte di eredità. 2/3 al primogenito, perché doveva assistere alla madre, se c'erano anche delle figlie nubili, e una poca parte, una piccola parte, agli altri fratelli. Però noi siamo così. Anche quando riceviamo qualcosa, difficilmente ci accontentiamo. Perché dentro di noi serpeggia un vizio, uno dei vizi capitali, una bestiaccia, perché i vizi sono un'abitudine che disumanizzano l'uomo. Tenetelo a mente questo, i vizi non ci rendono uomini. E tra i 7 vizi capitali abbiamo proprio quello dell'avarizia. Abbiamo, ma vogliamo di più. E poi quando abbiamo di più, vogliamo ancora di più. Corriamo il rischio a volte di piangere i nostri genitori quando terminano le esperienze su questa terra. Ma pochi giorni dopo ci trasformiamo in avvoltoi. Perché io ho portato 2 volte di più il papà a fare gli esami del sangue. No, ma io sono stata più ore con la mamma ad assisterla. Devo prendere io quello, tu quello. Non andiamo d'accordo, avvocati. Perché? Perché è giusto. Giusto che cosa?
giusto che cosa? Che io corra il rischio di rompere i legami con le persone che formano la mia famiglia per un dono che dovrei ricevere, non per quello che mi spetta, perché non ci spetta niente. Posso chiedervi, cari fratelli, di pensare non tanto a quello che vi sto dicendo, ma a quello che ci dice Gesù. Sentite bene. Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. E sentiamo come vere queste parole. Le sentiamo, fuori no. Fuori bisogna avere un certo tipo di macchina, bisogna andare in giro vestiti in un determinato modo, poi il corpo, questa idolatria del corpo che non deve invecchiare, e quindi queste cliniche dell'eterna bellezza. E dobbiamo avere l'assicurazione da una parte, l'assicurazione dall'altra, il conto che deve aumentare, perché non si sa mai. E non siamo contenti, come l'uomo della parabola che a un certo punto, quando si trova lì tanti beni, incomincia a non dormire più. Che farò adesso? Che cosa devo fare? Mi sembra di leggere in questa domanda l'ansia di tante persone. Quando appunto questa bestiaccia dell'avarizia, della cupidigia, io, le mie cose, i miei magazzini, anima mia, che farò dei miei beni? Quando Gesù questa sera ci dice, prova a pensarci un attimino, la tua vita dipende da quello che hai. Se io fossi uno tra gli uomini più ricchi del mondo, dove miliardi, e non avessi un amico, perché non so se vi siete accorti, ma nella parabola, quest'uomo che è un uomo buono e non è un disonesto, ha lavorato gran tanto, il peccato che poi ha rimesso in un modo sbagliato, ha investito in un modo sbagliato i suoi averi. Mi domando in questa benedetta parabola che Gesù ci lascia, ma sto uomo non aveva una moglie, non aveva dei figli, non aveva dei fratelli, degli amici, dei vicini di casa, c'è lui. Certo, perché se io sono preoccupato solo di avere, apparire, avere ancora di più, preoccupato di queste cose terrene, io non riesco più a riconoscere né la moglie, né i figli, né gli amici. Che bello poter fermarci un attimino, cari fratelli, questa sera e dire, ma davvero la mia vita non dipende dai beni che ho? Noi tra l'altro viviamo in quella parte del mondo dove il necessario non ci manca. Eppure davvero questo desiderio, questo di accaparrà questi magazzini pieni, e poi li lasciamo a chi? Che bello il libro del Qelet, questo libro sapienziale, vanità delle vanità, che tradotto vuol dire vento. È vento che io stia lì a ingolfarmi la vita, chiuso su me stesso, dove me ne frego del mondo e degli altri, ma sono ripiegato su me per avere. Tutto è vento. Nudo uscì dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Credenti o non credenti, praticanti o non praticanti, agnostici, atei, vedete voi, ma ditemi se non è così, se il giorno in cui chiuderemo gli occhi porteremo quello che abbiamo accumulato su questa terra là dove andremo. Io sono certo di andare davanti a Dio. Questo è il senso della mia, un giorno vedrò il Signore e non potrò portargli su i miei risparmi o
Non accumulate tesori in terra, arricchitevi presso Dio. E là porteremo ciò che di buono abbiamo fatto, anche con i nostri beni materiali, perché i nostri beni materiali non sono nostri. Io devo trattenere quello che mi serve per vivere, ma il di più è da condividere. Questo è quello che ci insegna il Signore. Non mi deve mancare, il Signore non demonizza il denaro, i beni del... mai, mai il Signore ha parlato male dei beni della terra. Ma quando questi beni diventano delle gabbie per noi, quando questi beni invece di usarli ci usano, diventano loro i padroni della nostra vita, ah beh, allora lì non diventiamo più uomini, non siamo più uomini. Lì diventiamo bestie tra le bestie che vogliono e per avere non guardano in faccia niente a nessuno perché vogliono. Impariamo ed educhiamo i nostri ragazzi ad essere contenti di quello che hanno, anche del poco che hanno. Impariamo ad essere contenti noi. C'è un'altra bestiaccia legata all'avidità, che è la gelosia. Però quello, però quella di più, contento di quello che hai, ma ringrazia il Signore che hai mangiato il pane, che tra l'altro anche questo l'abbiamo sentito domenica scorsa, è un dono da condividere, il nostro pane, non il mio pane. Ed è così che si è veramente uomini. Lavoro, mi do da fare perché io possa sostenere la mia vita e attraverso il mio lavoro posso sostenere la vita degli altri. Non per accaparrare e per lasciar qui e per magari poi far seguire delle guerre familiari. Quel mi spetta, cosa ti spetta? E quando diventiamo avari, cari fratelli, davvero diventiamo chiusi, non riusciamo più a vedere le cose semplici e belle della vita. Impariamo ad arricchirci davanti a Dio. Impariamo a spendere la nostra vita in gesti di carità, di amore concreto. Altrimenti il rischio è di avere una vita piena di tante cose, firmati anche, non vi dico dove, ma senza la firma più bella, che è la nostra, la mia storia, la mia vita, la mia passione per questo mondo. Usiamoli bene i beni, ma non facciamoci diventare schiavi. E se possiamo fare del bene, non aspettiamo quando saremo di là, facciamolo adesso. Ma io devo garantirmi, cosa devi garantirti? Sì, prudente, certo, non essere superficiale, stolto, ma nello stesso tempo non diventare avaro, perché il rischio grosso è che tu hai il portafoglio pieno, e non mi riferisco solo ai beni materiali, ma non hai uno sguardo col quale specchiare. Mi fa una pena quando vedo, adesso addirittura non più i nostri giovani, perché vedo anche tanti adulti tutto il giorno in giro ad ascoltare. Non ci si incontra più guardandosi negli occhi per dirci ciao. Non ditemi che questa è ricchezza e non ditemi che questa è sapienza. Nel Salmo l'abbiamo letto. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. E allora vorrei concludere questa semplicissima riflessione con una storiella che qualche volta mi capita di riprendere in mano. È la storia di un papà avaro, abitato dalla cupidigia. La bambina stava preparando un suo pacco di Natale. Avvolgeva una scatola con costosissima carta dorata. Impiegava una quantità sproporzionata di carta e fiocchi e nastri colorati. «Cosa fai?» la rimproverò aspramente il padre. «Avaro, stai sprecando tutta la carta. Hai idea di quanto mi costi?» La bambina con gli occhi pieni di lacrime si rifugiò in un angolo
stringendo al cuore la sua scatolina. La sera della vigilia di Natale, con i suoi passettini da uccellino, si avvicinò al papà, ancora seduto a tavola, e gli porse la scatola avvolta con la preziosa carta da regalo. Quanti soldi buttati via, pensò il padre. Ma la bambina disse: è per te, papà. Il padre si intenerì. Forse era stato troppo duro. Sciolse lentamente il nastro, sgrovigliò con pazienza la carta dorata e aprì pian piano la scatolina. Era vuota. La sorpresa sgradita riacutizzò la sua irritazione ed esplose. E tu hai sprecato tutti questi soldi in carta, in nastri, per darmi una scatolina vuota? Mentre le lacrime tornavano a far capolino nei suoi grandi occhi, la bambina disse: papà, ma non è vuota. Ci ho messo dentro 1 milione di baci. Gli avari vedono solo qualcosa. Chi si arricchisce davanti a Dio vede anche 1 milione di baci.